Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, la storia che sto per raccontarvi oggi è davvero sconvolgente. Un caso di cronaca nera legato ad una tavola Ouija. Una donna di 41 anni e sua figlia 13enne vengono brutalmente assassinate da due adolescenti dopo aver fatto una tavola Ouija. Quando sentiamo parlare di tavola Ouija c'è sicuramente un altissimo scetticismo, soprattutto quando ci sono dei casi legati a possessioni demoniache, derivate proprio dall'uso di questo strumento. Ma c'è chi crede che sia solo un banalissimo gioco da tavola, c'è invece chi crede alla potenza di questo rituale, tanto da mettere in guardia chi ne fa uso, come abbiamo già detto in tanti video precedenti. Amici, questa è una storia che mette davvero i brividi. Ma prima di iniziare vi chiedo, se vi va, di iscrivervi al canale se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Ellen Shacklin, detta anche Lori, nasce a Tulsa, in Oklahoma, il 15 marzo del 1966. Della sua vita e della sua infanzia non si sa molto, si sa solo che viveva a Benton City, Washington, e che era una madre single di 41 anni con tre figli, due maschi e una femmina. Di Lori si sa che era una donna molto generosa e dolce, sempre pronta ad aiutare chiunque, che adorava tantissimo gli animali, tanto da arrivare a prendersene cura, allevando anche alcune caprette e degli uccellini. Pensate che chi l'ha conosciuta l'aveva soprannominata la protettrice dei deboli e dei bisognosi. Una persona pronta ad aprire le porte della sua casa e della sua vita a chi ne aveva più bisogno. Insomma, possiamo dire che Lori era davvero una persona speciale. Ogni tanto accudiva anche degli animali feriti proprio nella sua casa, pronta a guarirli per poi farli tornare alla loro vita. Nel 2007 il figlio più grande, Steven, decise di andare a vivere da solo, ma Lori aveva ancora Donald di 15 anni ed Elizabeth di 13 anni che vivevano con lei. Di Donald non si sa molto, si sa che era un ragazzo intelligente che amava moltissimo leggere, ma più avanti nella storia cercheremo di conoscerlo meglio. Elizabeth invece, soprannominata anche Dumbo, ma non sono riuscita a scoprire come mai, era una ragazza sempre solare e sorridente, una di quelle persone che riesce a vedere sempre il lato positivo delle cose, anche quelle meno belle. Pensate che amava talmente la sua città che è stata selezionata come testimonial per un concorso nazionale. Insomma, questa è una storia come tante, una famiglia tranquilla, amorevole, ben inserita nella loro cittadina. Ma purtroppo qualcosa cambia all'improvviso, qualcosa che distruggerà per sempre le loro vite. Nell'autunno del 2007 un amico di Donald, Joshua Tucker, si trasferisce a casa di Lori. Joshua ha 16 anni, solo un anno in più di Donald, ma nonostante la sua giovane età ha alle spalle un passato molto difficile. Ha anche un fratello, ma non si sa molto di lui. Quello che sappiamo di entrambi è che non hanno avuto una vita molto facile, anzi, pensate che la loro madre all'età di 16 anni ebbe un bruttissimo incidente d'auto, da cui si salvò per miracolo, ma che purtroppo la rese paraplegica e quindi nel tempo bisognosa di cure H24, una situazione che la portò durante l'adolescenza di Joshua a trasferirsi in una casa di cura. Come possiamo immaginare, fu abbastanza difficile per questi ragazzi e da qui in poi per Joshua ci fu davvero un problema dietro l'altro. Venne dato in affidamento diverse volte e non riusciva a darsi pace per l'allontanamento dalla mamma, la persona alla quale era più legato in assoluto. Ebbe anche diversi problemi con la giustizia per guida in stato di ebbrezza, furto, aggressione, incendio, insomma davvero un guaio dietro l'altro, fino a quando la sconfinata bontà e compassione di Lori non ebbero la meglio, perché fu pronta ad aprire le porte della sua casa a questo ragazzo come uno di quei cuccioli tanto bisognosi di cui lei amava prendersi cura.
Come si siano conosciuti Donald e Joshua non è molto chiaro, ma sembra che sia stata la passione per l'occulto e il satanismo a farli incontrare, questo da quanto raccontato dalla mamma di Joshua. Alcuni mesi dopo il suo trasferimento in casa Shackling, sembra proprio che le cose funzionino, che Joshua sia più tranquillo, che abbia trovato un po' di pace. Pensate che nel mese di dicembre si reca anche con il suo amico Donald a fare acquisti natalizi alla ricerca del regalo perfetto per le loro famiglie. Ed è durante questo giro di shopping che si imbattono casualmente in una tavola Ouija. È Joshua a fare pressione a Donald per acquistarla, cosa che fa cedendo all'insistenza del suo amico. Amici, quello che sto per raccontarvi arriva da documenti giudiziari, anche se alcune fonti non hanno riportato la notizia della tavola Ouija. Io però credo che se ce n'è menzione nei rapporti della polizia, allora possiamo dargli credito. Una notte di metà dicembre i ragazzi decidono di usare la tavola Ouija. A prendere in mano la situazione è Joshua, che pone anche la prima domanda, e cioè: diventerò un serial killer? E la risposta della tavola è sì. A quel punto Donald e Joshua pongono una seconda domanda, e cioè: chi è che doveva uccidere per primo? E la risposta della tavola è mamma. Amici, qui conoscendo la storia, quando l'ho letto non solo ho avuto i brividi, ma ho anche cominciato a dubitare. Però adesso andiamo avanti con la storia, poi dopo vi dirò come la penso. Da qui in avanti Joshua cominciò a sentirsi come posseduto, si era estremamente convinto di star dialogando direttamente con Satana e continuò a fargli altre domande simili a quelle di prima. Nei giorni successivi Joshua cominciò a cambiare atteggiamento e tutti notarono questo cambiamento in lui. Successivamente Donald in effetti raccontò che Joshua era cambiato tantissimo dopo quella notte e raccontò anche che Joshua gli riferì di aver avuto delle fantasie su stupri e omicidi. Pare anche che a qualcuno raccontò di aver avuto una fantasia di uccidere la famiglia di Donald, ma nessuno diede peso a questa cosa. Passano i giorni, arriviamo al 19 dicembre. Quella sera era in programma un'uscita tra i ragazzi a cui si doveva unire anche Elizabeth. I ragazzi prima di uscire avevano bevuto un po'. Ad un certo punto però arriva una telefonata per Elizabeth e mentre la ragazza sta chiacchierando serenamente al telefono, Joshua, improvvisamente in preda alla follia, corre in cucina, prende un coltello, torna da Elizabeth e le taglia la gola mentre ancora la ragazza stava parlando al telefono. La ferita fu talmente profonda che Elizabeth svenne all'istante in una pozza di sangue. Quello che si raccontò successivamente è che Donald, in preda allo shock, cadde in ginocchio accanto alla sorella e iniziò ad urlare, impazzito dal dolore. Ma quello che successe dopo mi lascia veramente scioccata, perché i ragazzi, consapevoli che in casa c'era anche Lori, si affrettarono a trascinare via il corpo di Elizabeth, nascondendolo nella stanza accanto e affrettandosi a ripulire tutto il sangue che c'era sul pavimento. Ma la follia omicida di Joshua non finì lì, perché quando purtroppo Lori uscì dalla sua stanza e vide i ragazzi chinati sul pavimento a pulire, chiese immediatamente dove fosse Elizabeth. E lì Joshua, senza esitare un istante, le si avventò contro e la pugnalò. In mezzo a questa furia, Lori cercò di sottrarsi a Joshua. Riuscì anche a prendere il telefono e a comporre il 911, ma non riuscì mai a parlare con l'operatore perché Joshua le si avventò nuovamente contro e riprese a pugnalarla ferocemente così tante volte che il coltello si spezzò. Ma i due ragazzi non terminarono lì il loro lavoro, perché sembra che Donald corse in cucina a prendere un altro coltello che passò all'amico. Nel frattempo però il 911 riprovò a chiamare quel numero da cui avevano ricevuto quella strana telefonata e nella segreteria riuscirono a scoprire nome e cognome di Lori e
rintracciarono immediatamente una casa in Benton City che apparteneva a una certa Lori Shacklin e da lì inviarono immediatamente degli agenti per controllare che fosse tutto a posto. A questo punto non è chiaro se Donald e Joshua sentirono le sirene della polizia che si avvicinavano, ma entrambi ricoperti di sangue tentarono la fuga salendo sul furgone bianco di Joshua. Alcuni vicini successivamente interrogati raccontarono di aver sentito delle urla del tipo «I maiali devono morire, a morte tutti i maiali». Comunque i due ragazzi non fecero molta strada perché vennero intercettati dalla polizia e arrestati quasi subito. Nel frattempo gli agenti in casa si ritrovarono davanti ad una scena davvero scioccante. Elizabeth era morta immediatamente, mentre Lori era ancora cosciente, ma purtroppo morì durante il tragitto verso l'ospedale in ambulanza. Ragazzi, Lori aveva ricevuto un totale di 90 pugnalate, un accanimento senza senso e senza alcuna pietà verso una donna che gli aveva aperto le porte di casa come se fosse un figlio. Durante l'interrogatorio emerse che la mente di tutto fu Joshua e che Donald non partecipò attivamente all'omicidio, anche se ne era comunque complice per avergli passato il coltello e per aver cercato di occultare i due cadaveri. Joshua fu accusato di 2 omicidi di primo grado e condannato a 41 anni di carcere, mentre Donald fu accusato di complicità in omicidio colposo e occultamento di cadavere. Quando gli agenti interrogarono la madre di Joshua, le riferì che quanto accaduto non era da suo figlio, perché Joshua era un ragazzo davvero amorevole. Sì, aveva avuto dei problemi con la giustizia, ma non era in grado di fare del male a nessuno. La donna era estremamente convinta che suo figlio fosse posseduto. Joshua gli aveva parlato della tavola Ouija e del fatto che volesse utilizzarla, e lei l'aveva messo in guardia dalla pericolosità di quell'oggetto. La donna era convinta che il diavolo avesse preso il sopravvento sulla psiche del figlio e che ovviamente lui non era stato in grado di gestire nulla. Era straconvinta di questo, anche perché Joshua non era assolutamente pentito di quello che aveva fatto. Un'altra cosa che ho letto è che la difesa di Donald assicurava che il ragazzo non fuggì all'arrivo della polizia, anzi, gli corse incontro per cercare di aiutare la madre che era ancora viva. Donald si dichiarò comunque colpevole e decise di patteggiare. Gli vennero dati 9 anni e mezzo di prigione da scontare subito in un carcere minorile e una volta raggiunta la maggiore età in una prigione per adulti, da cui uscì un anno prima per buona condotta. Donald oggi vive in Ohio, si è sposato ed ha anche avuto un figlio. Durante gli anni di prigionia ha continuato a studiare e sembra che abbia imparato anche 3 lingue. Nonostante nei documenti ufficiali ci sia anche menzione su un'eventuale possessione demoniaca dopo l'utilizzo della tavola Ouija, tutto questo non arrivò mai in quell'aula di tribunale. Quello che si sa di Steven, figlio più grande di Lori, è che la sera degli omicidi venne contattato da un'amica che viveva accanto alla sua famiglia e gli disse che c'erano degli agenti nel vialetto di casa di sua madre. Steven cercò di telefonare appunto alla mamma e alla sorella, ma non gli rispose nessuno. Ricontattò quindi la persona che l'aveva avvertito e si fece passare un agente lì vicino. Quando Steven arrivò sul posto quella sera, gli agenti non gli dissero nulla se non di recarsi all'ospedale dove gli venne raccontato tutto. Steven poi raccontò ai giornalisti che non sarebbe mai riuscito a perdonare suo fratello, soprattutto per aver cercato di occultare il cadavere della sorella, perché una sorella è la persona di cui tu devi prenderti cura, la persona che devi proteggere, non devi permettere a nessuno di farle del male, e la mamma è semplicemente la persona che ti ha messo al mondo. Se non poteva salvarne una, almeno ha dovuto cercare di salvare l'altra. Amici, una storia davvero allucinante che lascia molte domande aperte. Lo sapete, io sono appassionata di paranormale, però ho un dubbio sulla sua reale possessione e ce l'ho avuto quando ha posto la prima domanda alla tavola Ouija, cioè se sarebbe mai diventato un killer.
sarà stato veramente posseduto da un'entità maligna che l'ha poi portato a commettere quello che vi ho raccontato, oppure è stata solo una scusa per assecondare la sua follia omicida? Sono curiosa di sapere come la pensate, fatemelo sapere nei commenti. Amici, se questo genere di video possono piacervi, mi raccomando, è importante per me un vostro feedback, quindi lasciatemi un like per poter crescere in questo mio percorso. Il video di oggi termina qui, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici!